Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Amen. In attesa della tua venuta con fortezza. Lettura del Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse all'angelo, «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo, «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò, colui che nascerà sarà santo, e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Questa settimana di Avvento ci accompagna la virtù della fortezza. Cos'è questa virtù che ha questo nome che ormai si usa anche veramente poco? Sentiamo raramente parlare
di una persona dicendo quella persona è caratterizzata da grande fortezza. Se prendiamo in mano il Catechismo della Chiesa Cattolica, leggiamo che la fortezza è la virtù morale che nelle difficoltà assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. Noi siamo cristiani, non parliamo di fortezza come esibizione di muscoli, come così determinazione fine a se stessa, ti faccio vedere che io sono forte, che io sono imbattibile. Quando noi cristiani parliamo di fortezza, finalizziamo questa virtù che chiediamo al Signore che ci doni, finalizziamo questa virtù alla ricerca del bene, al perseguimento del bene. E allora capiamo che la fortezza è una virtù molto importante, di cui c'è bisogno quando nel cercare di fare il bene, nel cercare di vivere bene, nel cercare di vivere secondo il Vangelo, noi incontriamo magari minacce, più facile forse al giorno d'oggi che incontriamo derisione, ma perché ti comporti così, chi te lo fa fare? O magari quando appunto nel cercare di vivere secondo il Vangelo sentiamo le nostre paure che dal fondo del nostro cuore iniziano a dirci no, fermati, chi te lo fa fare, rinuncia, non vedi che non è più tempo per te stesso. Ecco, in questi casi ci vuole appunto la fortezza che ci aiuta ad andare avanti, a camminare. La fortezza è la virtù anche di quei cristiani che magari per vivere secondo il Vangelo devono anche mettere a repentaglio la loro vita. In tante parti del mondo ancora oggi ci sono cristiani che rischiano il martirio nel senso vero della parola, rischiano di perdere la loro vita per il servizio del Vangelo. Ecco, in questi casi non ci vuole così eroismo fino a se stesso, ma appunto ci vuole fortezza. Signore, non voglio abbandonarti, non voglio abbandonare la scelta di essere tuo e sono disposto anche a rinunciare alla mia vita. Forse nei nostri ambienti in cui non ci viene chiesto così il prezzo della vita per il servizio del Vangelo, nei nostri ambienti forse la fortezza dobbiamo cercarla, dobbiamo chiederla quando dobbiamo lottare contro dei nemici che ci sono spesso al giorno d'oggi. Il nemico che è la noia, il nemico che è la stanchezza, il nemico che è quando appunto mi sembra che io stia perdendo troppo e allora vorrei rinunciare alle cose. Tante volte appunto la nostra società tanto è ricca, tanto ha molti mezzi, a volte di fronte alla prima difficoltà si blocca, no, non posso perderci. E questa tentazione la sentiamo anche noi cristiani. Ecco, allora lì serve la fortezza che ci fa dire anche se sto perdendo, so che sto guadagnando per la verità. Chi ci può donare la fortezza? Ce la dona il Signore. Tante volte nella Bibbia leggiamo che Dio è la mia forza, in Lui è la mia pace, Lui è la mia roccia, è la mia fortezza. Ecco, chiediamo veramente al Signore che ci doni la fortezza. Lo chiediamo anche per intercessione di Maria, la donna sicuramente più umile di tutte, ma nello stesso tempo la più forte di tutte, perché si è fidata fino alla fine dell'amore di Dio e della chiamata che ha ricevuto da Dio. Preghiamo insieme. Chi ama veramente sa essere tenace. Signore, ogni giorno, quando dobbiamo resistere nel compiere il bene, sentiamo una voce dentro di noi. Ma chi me lo fa fare? Chi te lo fa fare di amare, di sacrificarti, di impegnarti, di essere onesto, di non prevaricare, di prenderti cura, di trovare tempo per Dio e la Sua parola? Signore, Tu ci insegni che dove l'amore è vero, lì c'è determinazione. Chi ama non molla la presa. Donaci di essere combattivi per mantenere viva la nostra scelta di essere Tuoi discepoli e fratelli con tutti. Maria, la Madre Tua, la donna del sì ogni giorno a Dio, sia nostra Maestra. Amen. Buon cammino di Avvento.